Alla fine la spunta il Montefano in un match incredibile. Sia i Viola che i Fidardenzi erano desiderosi di riscattare la prima sconfitta stagionale e l'hanno dimostrato a lungo in campo. Un tira e molla, un botta e risposta tra le due squadre che ha garantito spettacolo fino alla fine sugli spalti del comunale dell'Immacolata. Vince il Montefano al 90° con un tapin di Bonacci in una partita dalle mille emozioni, soprattutto negli ultimi 15 minuti. Tuttavia è Castelfidardo a partire meglio nella prima frazione, partita aggredita da parte degli uomini di Giulio Dori che hanno alzato subito i ritmi. Già al quarto Crescenzi calcia alto da posizione invitante. Risponde Mercurio al decimo che per ben tre volte ci prova sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sempre respinto. Al quarto d'ora invece di nuovo pericoloso Crescenzi con un tiro che finisce fuori di poco. I Viola nella prima parte si rendono pericolosi soprattutto dai piazzati. Al 27° è così Indice che disegna per dell'Aquila, girata di testa sulla traversa, nel secondo tentativo viene fermato. Il vantaggio Viola al 32°, Guzzini corre centralmente, allarga a destra per dell'Aquila che in diagonale raso terra supera David. Risponde all'altra parte Bragoni al 34°, Bentivogli blocca facilmente. Di nuovo dell'Aquila vicino al gol al 37° su una discesa di Morazzini. Il tentativo del 9 si spegne di pochissimo fuori, a riposo sull'1-0. Ad inizio ripresa al quarto ci prova di testa Cognigni che sfiora l'incrocio dei pali. Preme quindi il Castelfidardo alla ricerca del pari e ci va vicinissimo al settimo. Piazzato di Crescenzi che sibila per centimetri fuori dalla porta. Gran punizione del 7. Ecco quindi il pari un minuto dopo, pasticcio difensivo del Montefano che favorisce il tiro in fondo al sacco da parte di Bragoni, bravo ad approfittarne. Subito dopo il Montefano si scuote con il mancino di Palmucci che impegna Davide sulla respinta. Ancora Viola al 12° ad attaccare dalla destra col traversone di Guzzini che trova sul secondo palo Camilloni, botta al volo che però sbatte sul difendente. I Viola ora premono sull'acceleratore in cerca del nuovo vantaggio. De Luca, 14°, trova la testa di Palmucci che la piazza da due passi e finisce fuori di un niente. La reazione del Castelfidardo è nel calcio e punizione di Ristoschi al 21° che chiama Bentivogli al volo per salvare la porta. I Viola vanno in gol poco dopo, ma l'assistente ferma tutto per fuorigioco tra le proteste. Mercurio aveva superato Davide con un mancino forte sotto la traversa, ma nulla di fatto. Due minuti dopo, sempre il centrale del Montefano va a centimetri dal gol, colpo di testa nel cuore dell'area che strozza l'urlo di gioia e tifosi di casa. Al 28° inizia il finale al Cardiopalma, rigore per il Montefano per un tocco di mani, Palmucci dal dischetto spiazza David e fa 2-1. La partita allora prende l'inezia degli ospiti che si gettano in avanti, il pari all'87° con Selita, bravo a risolvere da due passi un pallone sporco buttato verso la porta, ma non è finita qui. Perché allo scoccare del 90° Bonacci risolve in mischia sulla linea di porta dopo la traversa di Monaco di testa. Esplode quindi il comunale dell'Immacolata per gioire a tre punti al termine una partita bellissima. I Viola conquistano la prima vittoria della stagione, una vittoria sofferta ma voluta con cuore e tenacia. Recrimina Castelfidardo che aveva visto la possibilità di portare via almeno un punto dopo una buonissima partita in cui forse meritavano qualcosa di più. Nel post-gara le impressioni di Marco Giulio Dori, allenatore del Castelfidardo, e Samuele Rossini, vice allenatore del Montefano. Siamo con Samuele Rossini, vice allenatore del Montefano. Montefano che trova una prima vittoria rocambolesca alla fine di cuore, di grinta e con le unghie è riuscito a portare a casa una vittoria importantissima. Vittoria importantissima e la cercavamo e fortunatamente siamo stati bravi a procurarcela. Sapevamo che affrontavamo comunque una squadra giovane, molto di gamba, che ci hanno messo in difficoltà soprattutto i primi 20 minuti. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, abbiamo subito purtroppo, abbiamo commesso qualche errore e abbiamo subito dei gol sugli errori nostri. Quindi, però siamo stati bravi a crederci fino alla fine, anche se era quasi finita la partita, a ribaltare il risultato. Quindi credo che alla fine abbiamo meritato questa vittoria contro una buona squadra e prepariamo adesso la partita futura a Fossombrone che sarà una vera battaglia. Io vorrei, da parte della squadra e della società, purtroppo la situazione che ci ha colpito nella nostra regione, adesso una dedica magari dice poco, però questa vittoria dedicarla alle vittime dell'alluvione e siamo vicini a tutte le famiglie coinvolte. Siamo con mister Giulio Dori. Mister,
un finale a cardiobalma pazzesco, esce alla fine sconfitto il suo Castelfidardo, ma nella prima frazione soprattutto aveva fatto vedere di essere in partita, facendosi preferire al Montefano, e chiedo, forse l'unico rammarico è di non essere passati voi in vantaggio. Sì, siamo partiti direi bene, sinceramente siamo partiti bene, poi il calcio è questo, sbagli e vieni punito, ci siamo ritrovati a fine primo tempo sotto di un gol. Poi c'è stata la reazione della mia squadra, sinceramente, che ha fatto bene. Siamo riusciti a trovare il pareggio. Poi siamo rinati di nuovo sotto e risultato rocambolesco, perché alla fine di tutto c'è stato il 2-2 a 3 minuti dalla fine, quando pensavamo di aver portato a casa un pareggio. C'è stato questo gol alla fine, sinceramente, che ci ha tagliato un pochettino le gambe a tutti quanti. Insomma, dai. Sul voler portare a casa il risultato, no? A tutti i costi, perché io penso che a un minuto dal termine un risultato che sei riuscito a recuperarlo per i capelli devi portare a casa il risultato in tutte le maniere. Sotto questo punto di vista qui siamo un pochettino mancati, ecco. La squadra sì, un po' giovane, però dobbiamo crescere in fretta.